Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 21 maggio 2010 e il video è intitolato Uomo, Donna, perché un simpatico blogger, un simpatico amico, Ricky 1970, un simpatico amico, vedete, Ricky 1970, e si vede che ha riflettuto molto su un mio video intitolato Sesso e punto G, non mi ricordo bene, ne ho fatti diversi, e appunto scrive, titolo, Sesso e punto G. Buongiorno, trovo i suoi video molto interessanti e suggestivi e riguardo alla sua opinione che la donna non ha bisogno del pene per godere, in quanto il piacere le deriva dalla clitoride, non si potrebbe dire lo stesso dell'uomo? Ovvero, l'uomo può raggiungere l'orgasmo con la masturbazione e quindi non ha bisogno della vagina della donna. Cordiali saluti, e c'è nome e cognome, quello vero. Però lui è Ricky 1970. Allora, cari amici, io non mi ricordo di aver detto che la donna non ha bisogno del pene dell'uomo. Io ho detto che la donna ha meno bisogno del pene dell'uomo di quanto l'uomo abbia bisogno della vagina della donna. E sono cose, ripetita iuvant, che io ho scritto, ho adeguatamente illustrato in questo romanzo storico mitologico, La strippa del serpente. Ve lo faccio vedere, perché potete andare in una biblioteca comunale e ve lo leggete gratis, e così le cose le capite bene, perché sono 200-300 pagine. Allora io rifaccio vedere nuovamente ai giovani del web questo libro, Sandor Ferenczi, Thalassa, psicoanalisi delle origini della vita sessuale, seguito dal saggio intitolato Maschio e femmina. Maschio e femmina, questa è la casa editrice, ma mi pare che questo libro sia stato pubblicato in Italia anche da qualche altra casa editrice. E Sandor Ferenczi, questo sì che è stato uno psicoanalista in gamba, è più di Sigmund Freud. Infatti, tutti i trattati di storia della psicoanalisi definiscono Sandor Ferenczi il più geniale degli allievi di Sigmund Freud. Siccome Sigmund Freud, grande patriarca, lo sapeva che era geniale, e c'aveva un po' di invidia. Sigmund Freud aveva un po' di invidia nei confronti di Sandor Ferenczi. E allora cercava di tenerlo un po' in disparte. E Sandor Ferenczi ne soffriva tanto. Dite, ma il libro è vecchio, mi pare che sia dei tempi della Prima Guerra Mondiale, mi pare che questo libro sia dei tempi della Prima Guerra Mondiale. Beh, a parte il fatto che, diciamo, tutta l'organizzazione delle sedute psicoanalitiche, come vengono svolte, il lettino, tutto il seguito, le basi le ha date, più che Sigmund Freud, le ha date Sandor Ferenczi, e gli psicoanalisti quasi quasi si rifanno di più a Sandor Ferenczi che non a Sigmund Freud, per quello che riguarda appunto l'organizzazione del tempo terapeutico e delle sedute psicoanalitiche. Vi di seguito, è vecchio, ma anche il pensiero del Buddha è vecchio, è del 500 avanti Cristo. Però stranamente, del pensiero del Buddha Albert Einstein ha detto che e la religione è buddista o buddistica, è l'unica religione compatibile con la fisica contemporanea. E sì che la religione, il pensiero, la dottrina del Buddha è vecchia, Dio quanto è vecchia la dottrina, 500-400 avanti Cristo, è vecchia. Però Albert Einstein, non gliene è fregato niente ad Albert Einstein che fosse vecchia, ha detto che... Sì, sarà pure vecchia, ma è l'unica compatibile con la fisica contemporanea. Questo è vecchio, della Prima Guerra Mondiale? Ma tanti sessuologi farebbero bene, non dico a leggerlo, che forse l'hanno letto, poi magari hanno provato invidia
E non lo utilizzano tanti sessuologi. Io ho letto tante opere di sessuologia contemporanee. Mica te l'hanno citato questo qua, eh? No, 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 non è citato per invidia. Per invidia non è citato, il mondo è fatto così, è fatto così. I sessuologi, questa sì che era una sessuologa, eh? Questa sì che era una sessuologa, eh? Vedete come si chiama? L'ultimo intervento di Shear Height su Io donna del Corriere della Sera. Vedete? Voi scrivete così, Shear Height, e andate a fare una visitina su Google, che siete tanto fortunati, da Google potete avere tutto quello che volete. E vedete che questa grande sessuologa, pure bella tra l'altro, bella donna, eh? Bella donna, non era mica la femminista, eh? La sessuologa, siete, guarda che donna, guarda che roba, che spettacolo, eh? E questa donna scriveva cose di questo tipo su Io donna, che era ed è il grande magazine del Corriere della Sera, che esce il sabato, quindi andava in mano, pensate un po' voi, un milione e mezzo di famiglie, lo leggevano le donne, io donna, lo leggevano soprattutto le donne. E ai mariti si vede che dai, e dai, e dai, e dai, e dai. E quando hanno visto, ma perché le nostre mogli vanno tanto a leggere Io donna, vanno a leggere la rubrica di queste Shear Height? Perché hanno visto una cosa brutta, una cosa brutta. Perché, tanto per prendere così una a caso, è quello che dice a caso in un numero di Io donna, si vede cose di questo tipo. La maggior parte delle donne riesce a raggiungere uno o più orgasmi se ricorre alla masturbazione. Uno o più orgasmi se ricorre alla masturbazione. Ma sono pochissime le coraggiose che decidono di parlarne, soprattutto con il proprio compagno abituale. Sì, gli uomini non hanno vergogna a dire che si masturbano, e le donne non lo dicono, hanno più dignità di noi. Anche se si masturbano più di noi, però non te lo vengono a raccontare. Sono gli uomini che fanno i canterini, i canarini, perdono. In genere, questa capacità tutta femminile di afferrare il piacere viene nascosta da chi la conosce e la pratica. Viene nascosta, hai capito? Capito? Le donne sono mute come un pesce. E c'è il vecchio: si fa ma non si dice, si fa ma non si dice. Ripeto, siamo poveri noi, poveri uomini miserabili, che abbiamo i pantaloni, abbiamo il pene, siamo noi che andiamo a cantare in giro. E magari cantiamo pure tante balle, cantiamo, eh. E non è difficile, ma perché? Perché? Perché le donne non parlano del proprio clitoride, della propria clitoride, del fatto che si masturbano? Non è difficile, perché? Non è difficile capirlo. Mogli, fidanzate, amanti temono che la rivelazione metta a disagio il partner, che potrebbe sentirsi, a torto, è quasi inutile. Dice: e che ce l'ho a fare il pene io, se tu ti arrangi da sola? No, no, non è che si arrangia da sola. Poi le fa anche piacere arrivare al pene, ma ci vogliono preliminari, cioè, come si chiama, l'orchestrina. Prima va suonata l'orchestrina, capito? E dopo si può arrivare al flauto, dopo. E quindi, per le donne, meglio fingere, perché sennò il maschietto si offende, capito? Perché noi siamo sempre dei bambini capricciosi, eh. Cioè, mio fratello, mamma vuole più bene a me, mio fratello. È terribile la famiglia monogamica patriarcale, specialmente quando nascono i fratelli, fratelli coltelli, Caino, Abele, via di seguito, orribile, orribile. Quindi meglio fingere e rinviare a momenti di solitudine la ricerca di quell'appagamento che il compagno potrebbe dare lui stesso, se non pensasse, come spesso succede, che il sesso sia fatto di brevi preliminari e impetuosa penetrazione, senza nessuna stimolazione della clitoride. No, ma vedete, poi dai e dai e dai, col passare dei secoli si è consolidata l'idea che la clitoride non serve a niente, e dimenticando che
quando è nato il patriarcato, quando nacque il patriarcato, i furbi patriarchi le avevano capite bene le cose. Le avevano capite bene le cose. Erano furbi patriarchi. E gliela tagliavano la clitoride alle donne, no? La clitoridectomia, ma quante volte la dovevo suonare questa musica? Glielo tagliavano! Ma perché mai tagliarglielo? È invidia, altro che invidia del pene. L'invidia del pene l'ha inventata cosa? Sigmund Freud, l'invidia è tutto il contrario. E noi siamo stati noi perché a noi non ce l'ha mai tagliato nessuno, a noi. Siamo noi che tagliamo la clitoride alle donne. Dice l'invidia del pene, no? Tutto il contrario della verità. Sigmund Freud, no? Sigmund Freud, ma figuriamoci se la donna c'è invidia al pene. Ma pensa un po'. Infatti, la clitoridectomia c'è stata per tutto il periodo del patriarcato, pure in Europa, Non lo trovate scritto nei libri di storia, però lo trovate su Google, la clitoridectomia in Occidente. Nei libri di storia non c'è scritto questo, fino al 700, all'800 si faceva ancora. Ui. Nel mondo povero si fa ancora, Nel mondo povero si fa ancora, e alla grande, e alla grande. E poi, siccome ai tempi di Freud si cominciava a non farla più la clitoridectomia, e allora lui ha inventato una forma di clitoridectomia intellettuale, psicologica. Siccome era barbarico tagliarla, era, e non si tagliava più in Europa, allora lui ha detto: aspetta, aspetta, che ci penso io che ho il pensiero patriarcale, ci penso io a sistemare le donne. E ti invento la teoria, diceva dentro la sua mente Sigmund Freud, ti invento la teoria per la quale le donne sessualmente mature sono quelle che godono col pene, solo col pene. E invece quelle che godono fondamentalmente con la clitoride sono sessualmente immature. Ha diviso le donne in due categorie. Le donne vaginali, le donne dal piacere vaginale, che hanno bisogno del pene, della pene, trazione, e le donne prevalentemente clitoridee, che hanno meno bisogno del pene, meno bisogno del pene. Così lui ha spazzato via tutta la faccenda della clitoridectomia. Niente, la spazzata via lì, non è mai esistita la clitoridectomia. Perché se avesse fatto un'analisi storica sulla questione patriarcale della clitoridectomia, si doveva porre anche il problema che allora è l'uomo che invidia la clitoride delle donne. Invidia del clitoride, invidia della clitoride, altro che invidia del pene. Questo miserabile mollusco al quale noi diamo tanta importanza. Ci facciamo belli, io ce l'ho più grosso, ce l'ho più lungo, miserabili, miserabili. E il fatto che cos'è il fatto? Il fatto qual è? Che questi discorsi non possono andare in patriarcato, perché siamo ancora in patriarcato, Siamo ancora in patriarcato. Non vi fate tante illusioni, perché dice, le donne sono libere, qui, qua, pa, 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 pa. Vabbè, ma 9 mesi il bambino lo tengono nel loro seno. Ripeto sempre che il nostro contributo alla perpetuazione della specie è sì e no mezzo cucchiaino di sperma. Loro 9 mesi, poi c'è l'allattamento, poi c'è il battesimo, l'anagrafe, e il bambino si prende il cognome del mezzo cucchiaino di sperma, non il cognome di colei che l'ha tenuto un grembo 9 mesi, ci ha sofferto, no, no. C'è un patriarcato che c'è ancora. Non dimentichiamo che poi se c'è stato qualche piccolo cambiamento, è avvenuto nel piccolo occidente borioso, perché nei 9 decimi dell'umanità, no, 9 decimi, le donne sono ancora trattate come in Italia, non molto tempo fa, perché in Italia le donne hanno avuto il diritto di voto il 2 giugno del 1946, quando c'erano le armate anglosassone in Italia. 2 giugno 1946 hanno avuto il diritto del voto. Fino al 2 giugno 1946, nella civile Italia, le donne erano come delle schiave, non avevano, erano cittadine di serie B, non avevano diritto di voto, pensate a voi, solo il maschione aveva il diritto di voto, capito? Il maschione. E allora, caro amico, questa, che gli è successo a questa poveretta, questa sessuologa? Che i mariti importanti d'Italia, quelli importanti, quelli che hanno potere, si sono fatti sentire dal Corriere della Sera, si sono fatti sentire, ma magari anche i sessuologi, quelli con i calzoni però, e hanno detto al Corriere della Sera, oh, e tu questa qua la devi mandare via, tu questa qua la devi mandare via. E infatti poi ci ha reso conto, l'ultimo intervento di Scheherazade,
su Io Donna del Corriere della Sera. C'è tutto. Se andate a visitare, cari, che ci avete a disposizione Google, potete vedere tutto quello che vi pare. E l'hanno mandata via. E sono arrivati i sessuologi. Io me lo ricordo, che quando sono arrivati i sessuologi, adesso non ricordo bene i nomi perché ce ne sono diversi in Italia di sessuologi, non si è parlato più della clitoride. Non se ne è parlato più, pensate voi, è sparito. Sparita la clitoride. Anche il Corriere della Sera ha fatto la clitoridectomia, capito? Non se ne è parlato più. Cose fastidiose. E vedi, caro amico che mi scrivi, non è che la donna, cioè, non è che la donna possa fare a meno di quel mollusco che abbiamo in mezzo alle cosce. No, ma no, ci sta volentieri. Però, la donna, scusatemi il termine, è come una Ferrari. Non è che ti parte subito come una miserabile macchinetta lì, un'utilitaria che parte subito. No, la devi riscaldare la donna. E purtroppo, scusatemi il termine, paragone volgare, ma è tanto per far capire. E lei ci sta tanto bene con la sua clitoride, anche perché poi lei vive anche molto, la donna vive molto anche di fantasie. La donna è molto più sofisticata di noi, molto, molto più sofisticata. Quello che si chiama erotismo, la sessualità è una cosa, l'erotismo è un'altra cosa, e le donne sono specialiste in erotismo. E quindi non è che non hanno bisogno del mollusco, ma no, stanno bene pure col mollusco, stanno bene. Il fatto è che loro stanno bene anche con la clitoride, più di quanto noi stiamo bene con il nostro mollusco. Noi possiamo essere autosufficienti con la masturbazione, ma c'è qualcosa sempre che ci manca, non si scappa, c'è il desiderio di andare con una donna. Non c'è niente da fare, è così, è per questo che nascono poi le sofferenze d'amore. Beh, le sofferenze d'amore veramente nascono per quella infame scoperta invenzione patriarcale che è l'amore romantico, cioè non ci sarebbero sofferenze d'amore, ci sarebbe un sereno rapporto amoroso, sessuale, un rapporto e via. Ma le donne sono più autonome di noi. E dobbiamo mandarlo giù questo rospo qua. Sono più autonome di noi, ma lo vedete in tutti gli aspetti della vita. E poi c'avevo, a questo proposito, c'è un simpatico blogger che mi ha scritto un commento dicendomi, dice, viva il patriarcato, perché almeno in patriarcato ogni uomo la può avere la sua donna. No, perché prima in matriarcato, lui mi osserva, al tempo del matriarcato le donne facevano l'amore per il piacere, non per fare i figli, se non si sapeva, la funzione dello sperma. E quindi tanti in patriarcato, le moltitudini maschili pensano, quando io parlo di matriarcato e patriarcato, pensano che tutto sommato in patriarcato almeno ogni uomo ha la sua donna, si sposa, e ogni tutti. E dice, invece in matriarcato no, perché le donne andavano magari coi più belli, se lo facevano solo per piacere e non per dovere, e andavano coi più belli. Ma no, certamente, a parte il fatto che in matriarcato anche il concetto di bellezza doveva essere molto diverso dal concetto di bellezza patriarcale, perché il concetto di bellezza estetica che noi conosciamo, che studiamo nei testi di estetica, via di Secto, la critica del giudizio di Kant, è tutta patriarcale, tutta la scienza, tutta la filosofia. Nato il patriarcato, filosofia, il pensiero diventa un pensiero patriarcale. L'ideale di bellezza non è più finalizzato alla comunione, alla comunione. Il patriarcato c'era la mancanza di proprietà privata. Il concetto di bellezza si affina, diventa una questione d'élite. E viene costruita un'estetica che possiamo definire estetica patriarcale. Può darsi che un giorno io lo faccia un video sulla estetica matriarcale ed estetica patriarcale. Qualcuno intelligentemente me l'ha già suggerito, molto intelligentemente, molto, 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 molto. Ma no, in matriarcato gli uomini avevano le donne. Niente paura, cari amici, niente paura. C'erano i matrimoni in matriarcato, non era un matrimonio monogamico patriarcale,
c'erano rapporti di convivenza tra più donne e più uomini. C'era, come si parla della circolarità degli dei, e là c'era la circolarità dei rapporti amorosi, perché l'etica, la morale non era una cosa standard, è sempre in evoluzione. Si è passati dalla moralità matriarcale, che aveva le sue regole precise, mica era tutta un'orgia, sì, stiamo freschi. Si è passati dalla moralità matriarcale, che si basava fondamentalmente sulla mancanza di proprietà privata e sulla mancanza del concetto dell'amore romantico, poi si è passati alla morale patriarcale, che si basa fondamentalmente sulla proprietà privata e sulla invenzione dell'amore, il sentimento dell'amore è storico, non è che è naturale, è una questione storica, è stato inventato dai patriarchi per costringere un uomo e una donna a stare insieme, mortem, e vissero felici e contenti, che non è vero, poi ce lo dicono gli avvocati matrimonialisti, le cronache giudiziarie degli uomini, dei mariti che ammazzano le mogli, e di seguito. Allora, questi ragazzi non pensano, dicono, allora io non c'avevo il potere di sposarmi con una donna, anche se poi questa donna ti sta nel letto simul ac cadaver, sapete, no? Nell'opera Gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio da Loyola, il fondatore dei gesuiti, si dice che il gesuita deve obbedire al superiore come un cadavere, simula che cadavere. Mi pare che Ernst Himmler, mi pare, il capo delle SS, e imponeva alle reclute delle SS di studiare in maniera approfondita gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Pensate un po' voi, le SS e gli esercizi spirituali del fondatore della Compagnia di Gesù. Pensate un po' che razza di rigidità che c'era nella Compagnia di Gesù, perché poi le SS hanno preso come modello il libro fondamentale dell'ordine dei gesuiti, Gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio de Loyola. Allora i giovani qua dicono, ma io ho la mogliettina, e c'ho la mogliettina e mi la godo per tutta la vita. Ma che cosa ti godi per tutta la vita? Cioè, c'hai da ringraziare Dio se te la puoi godere per i primi mesi, 2 o 3 mesi. Per i 2 o 3 mesi. Perché il desiderio, al matrimonio tu ci porti la donna, al matrimonio, che se lo faccia in chiesa o al municipio, ci porti la donna, ma la donna mica è una macchina, il desiderio si muove, si sposta, non lo puoi comandare con le leggi il desiderio, e quando il desiderio è finito e tu in casa c'hai un cadavere a letto, tua moglie sta come un cadavere, magari per 30-40 anni a letto ti sta come un cadavere, magari il desiderio invece in lei è svegliato, che so, dal vicino di casa o dal collega di ufficio, vi di seguito. Quindi cosa volete venire a dire qua? Ma qua almeno anche un poveretto ce l'ha la sua donna, si sposa, ce l'ha la sua donna. Ma che c'ha la sua donna? Scusatemi, si fa la badante, la donna di servizio si fa. Perché poi sul piano sessuale le cose non funzionano più. Ripeto, va tutto bene se funzionano per i primi 2 o 3 mesi, va tutto bene, come si dice, grasso che cola, i primi 2 o 3 mesi. Poi c'hai a letto simula che cadavere, c'ha sempre mal di testa, ti gira la schiena, dice che sta male, ma è naturale che sia così, ma è naturale. Questi ragazzi non pensano che è proprio il contrario dei loro timori, e non pensano che in patriarcato sono i ricchi, quelli che hanno la proprietà privata, che hanno il numero maggiore di donne, e non pensano a questo. I ricchi hanno tutte le donne che vogliono, capito? Perché in patriarcato le donne sono costrette a dare più importanza al denaro che non all'aspetto fisico. E lo sapete, no? Che in patriarcato le donne sono costrette a dare più importanza al denaro che all'aspetto fisico. Per cui tu puoi essere un bel giovane quanto vuoi, ma che se sei un morto di fame, le donne con te non ci vengono, puoi stare tranquillo, ti girano la schiena, ti girano le spalle. Vanno con quello ricco, meno bello, perché quello ricco ti garantisce una bella vita per tutta la vita, capito? Allora, caro amico, allora, le donne non è che lo disprezzano, il nostro mollusco, ma no, però diciamo che stanno bene anche con, molto, molto bene, anche con
con il loro cespuglio, il meraviglioso cespuglio che a volte scende giù, lo vedi, bello, tutte le foglie ci sono, ci stanno molto bene. E gli uomini devono imparare ad apprezzarlo quel cespuglio, anziché tagliarlo o con le forbici chirurgiche o col pensiero freudiano, no? Che ti distingue tra donna dal piacere vaginale di serie A e donna dal piacere clitorideo di serie B. Sigmund Freud, che ha fatto la seconda invenzione di una clitoridectomia di tipo intellettuale e psicologico. Ma cari amici, invece di andare a leggere tanta monnezza che viene pubblicata su tutti i giornali, tutti i giorni esce qualcosa, qualche monnezza esce, ma andate a leggervi questo libro, andate a leggetevelo con calma e scoprirete un mondo. Certo, no, questo non ve lo pubblicizzano in televisione. Non ve ne parla nessuno di questo qua, perché cosa volete che vi dicano in televisione o anche sui giornali? Vi possono parlare dell'ultimo libro, scusatemi se mi ripeto, l'ultimo libro di Eugenio Scalfari, che sta sempre lì, che non gli va Eugenio Scalfari, che morto lui, il suo corpo si decompone e di Eugenio Scalfari sparisce, è sempre lì sul punto di convertirsi, credo che si sia già convertito. Ho letto su Repubblica di qualche giorno fa che ha fatto un articolo grosso così sul suo libro, intitolato, mi pare, Fede e ragione. Io tempo fa ci ho fatto un video su Eugenio Scalfari, intitolato Eugenio Scalfari, santo subito, perché aveva scritto un libro per Mondadori, però, per Mondadori, e intitolato L'uomo che non credeva in Dio. Ce lo dice a tutti, ce lo racconta a tutti, i suoi travagli interiori, capito? Perché noi siamo tutti qua, con tutti i problemi che ci sono, siamo tutti qua preoccupati per i travagli interiori di Eugenio Scalfari. Pensate un po' che davvero c'è quel libro là, Un borghese piccolo, che ci hanno fatto pure il film. Ma quante miserie, ma cosa ci vieni a raccontare le tue miserie interiori, Eugenio Scalfari? Ma chi è che ti fila? Ma chi ti fila? Andiamo! Eugenio Scalfari, poi che so... Tutti scrivono qua su monnezze in continuazione, ma questo non dice nessuno, ma neanche i sessuologi ve lo mettono nella bibliografia, no, non c'è. Questo è un testo fondamentale di sessuologia, psicoanalisi delle origini della vita sessuale, seguito da maschio femmina, che vi spiega delle cose che non ha mai detto prima nessuno. E che nessuno ha mai detto dopo? No, non se ne parla. Monnezza, la monnezza giornalistica, non c'è soltanto la monnezza di Napoli, c'è anche la monnezza giornalistica. Caro giovane, io non ho mai detto che la donna può fare a meno dell'uomo, no. Io ho detto, dico e ribadisco, che l'uomo, la donna, è più autonoma di quanto lo sia l'uomo, ma sotto tutti i punti di vista, mica solo dal punto di vista sessuale, sotto tutti i punti di vista la donna è più autonoma. In fin di conti tutti noi usciamo dal seno materno, è una donna che ci mette al mondo. Che noi ci sia maschi o femmine, quando nasce una femmina, la bambina crescendo lo sa che è una femmina, lo sa e lo sa cosa farà. La bambina è già più autonoma del bambino. Comunque, nasciamo tutti noi maschi col mollusco lì tra le cosce, e noi nasciamo tutti dal seno materno, dal seno di una donna. Una donna ci maneggia. Appena si nasce siamo maneggiati da una donna, potete immaginare voi. Chiaro, fai trae le conclusioni. Una donna ci maneggia appena si nasce. E io dico sempre agli amici, dico sempre che una donna ci mette al mondo e un'altra ci porta al cimitero. In linea di massima è così, poi ci sono anche le eccezioni, che sia chiaro. Va bene, cari amici, stai tranquillo, caro. E anche quell'altro che aveva paura dice, almeno in patriarcato abbiamo una donna, di sicuro abbiamo una donna. Anche il proletario c'ha una donna, c'ha sua moglie. Ma andiamo, ma pensa che in patriarcato sono i ricchi che hanno un numero maggiore di donne e i poveri in patriarcato, proprio perché c'è
la proprietà privata, i poveri al massimo possono avere una moglie che poi ti diventa simul a cadavere. In casa ti ritrovi con un cadavere. Un cadavere? Piombo, piombo. Nel letto ti trovi del piombo, del marmo. Va bene, stai tranquillo, hai capito? Che ai tempi del matriarcato si stava meglio di adesso, perché non c'era il concetto di proprietà privata e non c'era manco il concetto infame dell'amore romantico. L'amore romantico, di cui ti ho chiamato alla sua nascita l'amore miceneo, cioè quella cosa, quella parola che tutto promette e nulla mantiene. Ok, cari, ho risposto quindi all'amico che mi ha parlato del rapporto uomo-donna nel senso di chi è più autonomo. No, stai tranquillo, caro amico. Le donne potranno interessarsi al tuo mollusco, però tu dovrai dare ben altro che il tuo mollusco, perché loro si interessino a te. E sono più autonome di noi, tutto qua. Sono più autonome di noi, sotto ogni punto di vista. E poi qua, non lo ricordo, ma tranquillizzo quell'amico che era tutto preoccupato e mi diceva, beh, almeno noi in patriarcato ci abbiamo una donna, la morta moglie. Ma no, ci stava meglio in matriarcato, perché in patriarcato te la devi vedere coi ricchi, quelli che hanno la proprietà privata, e sono loro che sono sempre circondati da donne, e, scusatemi, circondati da donne, ma se le portano anche a letto, va bene, perché in patriarcato c'è il detto, mi pare che era dell'antica Roma, homo sine pecunia, imago mortis, l'uomo senza denaro è l'immagine della morte, capito cari amici? Ma state tranquilli, cari amici, credete, abbiate fiducia in Serafino Massoni, vi assicuro che si stava meglio in matriarcato, senza proprietà privata e senza il concetto, l'idea dell'amore romantico, c'erano i sentimenti, ma non c'era quella falsità che si chiama amore romantico. Va bene, cari amici, mi raccomando, andate subito a una bella biblioteca comunale, universitaria, fatevi dare subito questo libro e leggetelo con calma. Va bene? Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.